Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video, anche oggi video dedicato a Natale, super creativo in quanto andremo a realizzare anche oggi delle decorazioni natalizie, decorazioni che andranno bene non solo per l'albero di Natale, ma anche per decorare altre parti della casa, come per esempio le finestre. Per realizzare il progetto di oggi utilizzo un kit che si trova su BBCraft. BBCraft è il sito ideale per chi ama il fai da te perché all'interno si possono trovare davvero tantissimi materiali e strumenti per realizzare un sacco di cose appunto con le proprie mani, adatto sia ai più esperti ma anche chi è alle prime armi. Il link del sito ve lo lascio giù nell'info box assieme al link che vi porta direttamente alla pagina dove potete trovare questo prodotto e tutte le informazioni a riguardo. In più per voi ho anche un codice sconto, il codice sconto è Selena5 e anche di questo trovate tutte le informazioni giù nell'info box. Quindi se vi serve qualcosa, insomma, potete anche risparmiare un pochino nell'acquisto. Per quanto riguarda questo kit, invece, all'interno si trovano dei dischetti di legno, questi qua in particolare sono a forma di pallina di Natale, ma ce ne sono anche di altri tipi, di altre forme, e uno spago in corda. A questo punto direi di iniziare subito con i progetti. Ricordatevi prima però di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Quello che voglio fare oggi è utilizzare queste tre decorazioni, di legno ed utilizzare tre tecniche diverse. Come prima cosa realizzo una base e per farlo, ho scelto della pittura a gesso, è un color nude, ma ovviamente potete utilizzare la base del colore che preferite. Aspetto che si asciughi e poi ovviamente ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato. Ok, giriamo e si ripete. Dunque, ora metto da parte due dischetti e ne tengo solo uno. Recupero un tovagliolo natalizio, io ho scelto questo perché è molto semplice, ma ci sono in vendita dei tovaglioli con disegni spettacolari. Dopodiché vado a togliere i due strati bianchi e tengo solamente quello con il disegno. Resto lontano dal bordo e rimango qua al centro dove c'è la parte liscia del tovagliolo. Mi segno la sagoma del dischetto. Piego a metà il mio foglio in modo da avere due sagome identiche e a questo punto vado a ritagliare il disegno. Ovviamente, se ne avete di più da ritagliare, piegate il tovagliolo più volte così avrete più sagome in un colpo solo senza doverlo ritagliare ogni volta. Ecco qua le due sagome. Ora con della colla vado a passare uno strato sul mio dischetto di legno, appoggio sopra il tovagliolo, lo stendo meglio che riesco e poi passo un altro strato di colla. Applico la colla anche ai bordi in modo da riuscire ad incollare il tovagliolo anche sui bordi. Questo è il risultato. Ora realizzo anche l'altro lato. E ripeto lo stesso procedimento anche dall'altro lato. Ecco qua, questo è il risultato finale. Adesso lo metto da parte, nel frattempo si asciuga e poi continuiamo con la decorazione. Passo al secondo dischetto. Questa volta prendo un pennarello. Questo è dorato.
E a questo punto semplicemente scrivo o disegno qualcosa, può essere un augurio, un nome o un semplice disegno. Io ho scelto di disegnare un albero. Ne ho realizzato anche uno con la base nera e qui vado a scrivere: questi sono i due dischetti decorati. Per l'ultimo dischetto ho bisogno di un trapano manuale e io utilizzo questo set, anche questo ovviamente disponibile su BBCraft. All'interno del set c'è un trapano manuale e due set di punte di diverse misure. Questo set ha le punte, diciamo, più grandi, anche se sono tutte molto piccole, ma se andate a cercare il link giù nell'info box vi riporta direttamente alla pagina di questo prodotto e c'è scritto con precisione la grandezza di queste punte. E poi quest'altro set di punte che sono davvero davvero microscopiche. Ritaglio un pezzettino di carta che stia all'interno del mio dischetto di legno e ora vado a realizzare dei disegni che mi serviranno poi come linea guida per realizzarli ovviamente tutti uguali. Allora, ho pensato di realizzare una stella, potrebbe essere un'idea un fiocco di neve. E ora semplicemente appoggio la sagoma sopra il disco e a questo punto vado a realizzare dei fori seguendo la sagoma. Ho già i punti segnati nel legno e con il trapano vado semplicemente a forare. Quindi tengo la parte superiore e realizzo i fori. Ora prendo un ago per facilitarmi il lavoro e degli spaghi. Io scelgo questo qua rosso e quello che mi resta da fare è realizzare a questo punto il disegno della stella, semplicemente passando il filo attraverso i buchi fino a creare il disegno che mi piace. Ecco qua la stella ricamata e creata. Se volete realizzarla più bella, più decorata, ovviamente facendo più fori e realizzando più dettagli, ovviamente sarà molto più carina. Annodo il filo sul retto della stella. Ora non ci resta che realizzare il fiocco. Taglio un pezzo dello spago che si trova già all'interno del kit assieme ai dischetti di legno di circa 20 cm. Faccio passare il filo all'interno del foro, creo un nodo alla fine dello spago. Io ho già realizzato due fiocchettini per decorare un pochino i dischetti di legno e, aiutandomi con una goccina di colla caldo, li applico sul dischetto. Un altro modo per decorare il dischetto di legno potrebbe essere applicare delle decorazioni finte, come queste foglioline qui, abbinate a qualche pallina rossa. O qualche fiorellino finto.
Eccoci qui con i progetti terminati. Io ne sono molto molto contenta e mi piacciono davvero tantissimo. Fatemi sapere sotto nei commenti anche voi se promuovete i progetti di oggi. Fatemi sapere se vi sembrano facili, se vi sembrano difficili e in che modo li utilizzereste nella vostra casa. Un ultimo suggerimento che volevo darvi oggi: io ho realizzato queste decorazioni in stile natalizio perché siamo sotto il periodo di Natale, ma in realtà utilizzando colori diversi e decorazioni diverse e disegni diversi, insomma, si possono adattare un po' per tutte le stagioni. Un'ultimissima cosa che vorrei dirvi è che il sito BBCraft promuove un programma di collaborazione al quale tutti quanti possono partecipare. Tutte le informazioni sono giù nell'info box, dove potete avere la possibilità di ottenere dei prodotti gratis in cambio di video da realizzare per loro. Vi lascio però tutte le informazioni giù nell'info box. E niente, con questo è tutto. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto. Fatemi sapere sotto qual è la decorazione che ho realizzato oggi che vi è piaciuta di più. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video.